vittoria in campionato per il Castelregone, Trestina che perde la sua imbattibilità. Questo è il risultato di quello che è successo oggi al San Bartolomeo e che ha visto i padroni di casa vincere sui bianconeri per 3-2. Gara combattuta e viva fino all'ultimo minuto. Spostiamoci in cronaca perché bastano solo i primi 2 minuti per vedere il Castelregone in avanti. Blitz offensivo per i padroni di casa dalla sinistra, Agostinelli, Liurni, ottimo suggerimento per Belli che batte d'astuzia Ceccagnoli e per la rete dell'1-0. Al 12esimo ancora Castelregone avanti, stavolta provarci Tranchitella che dalla sinistra spara un diagonale che sfila però sul fondo. Stella serve Agostinelli che perde però il confronto con Ceccagnoli facendosi anticipare e vanificando tutta l'azione offensiva. Al 23esimo il Trestina prova a dire la sua, botta velletaria di Goretti che però Francese blocca senza troppi patemi. La difesa bianconera in affanno e contro un Castelregone oggi troppo desideroso di vincere. Al 31esimo infatti i padroni di casa fanno il bis e lo fanno ancora con Belli. Tranchitella dalla sinistra, si beve la difesa del Trestina, sfera per Agostinelli, tu per tu con Ceccagnoli. Ma poi per ultimo tocca ancora il numero 7 di casa che porta i suoi sul 2-0. Al 39esimo il Trestina tenta la sortita. Giannelli prova il colpaccio ma la retroguardia ci mette una pezza, alla meglio salvando il vantaggio. Al 44esimo però gli ospiti accorciano le distanze. Morvidoni spara un grandissimo sinistro dai 25 metri sul quale Francese non può nulla. 2-1. Spostiamoci adesso nella ripresa con le immagini di Roberto Ragno e il montaggio della Video Studio 2000. Si parte e al terzo è ancora il Castelregone. Suggerimento di Belli e palla che capita sui piedi di Tranchitella. Conclusione, ma c'è Cagnole pronto e devia in angolo. Al 15esimo i bianconeri serrano le file e insistono trovando il pareggio. Angolo, palla in mischia, c'è Cagnole di testa, colpisce la traversa, palla ancora in gioco e poi per ultimo tocca a Mancini mettere tutti d'accordo per il 2-2. La partita è vibrante, al 23esimo cambia ancora il risultato al San Bartolomeo, stavolta tocca a Gai riportare il Castelregone avanti, angolo dalla destra, respinta della difesa, palla ancora in gioco e dai 25 metri conclusioni di Gai, su cui arriva Ceccagnoli che però si lascia sfuggire la sfera che gonfia il sacco per il 3-2. Fino alla fine le due squadre continuano a darsi battaglia, il Castelregone crede nella vittoria e il Trestina ce la mette tutta per portarsi a casa almeno un punto. È una gara calda, sul finale si infiammano anche gli animi in panchina. Alla fine però la partita va ai ragazzi di Mister Bocchini che fanno loro l'intera posta in palio. Per Umbria Sport, Barbara Isidori.